SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Dopo la neve sulla Romagna è arrivato il ghiaccio. Nonostante il lavoro dei mezzi spargisale, nelle ore più fredde il nemico è il gelicidio. Con l'acqua che scende gelata dal cielo trasforma le strade in pericolose piste scivolose. I maggiori disagi nelle vallate dove i sindaci chiederanno aiuto alla regione. Sequestrati dai carabinieri di Rimini e di Lecce oltre 250 kg di marijuana che, immessi sul mercato della droga, avrebbero fruttato alla banda di spacciatori ben 2 milioni di euro. Partiva da un deposito del Salento lo stupefacente che andava a soddisfare le richieste delle piazze romagnole. Fermata la produzione dell'azienda di calzature riminese Valle Verde, nei giorni scorsi è stato firmato il licenziamento degli ultimi 25 artigiani e già dalla crisi del 2009 era iniziato il contenimento dei costi e la delocalizzazione all'estero. Domenica cittadini chiamati al voto, per la prima volta gli elettori non potranno inserire nell'urna la scheda votata. Lo farà il presidente del seggio dopo aver verificato il codice antifrode che permette di evitare manipolazioni e condizionamenti al voto. Ravenna al centro del restauro dal punto di vista professionale, di ricerca e di didattica grazie all'inaugurazione dei laboratori dell'università. Gli studenti dell'Alma Mater potranno mettere in pratica quanto appreso nel corso di conservazione dei beni culturali. Il calcio, il Cesena si prepara alla sfida di La Spezia che segnerà il ritorno in azione dei bianconeri dopo la sosta forzata per il maltempo. Castoria ha qualche problema di formazione ma conta di rivedere una squadra pimpante. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti alla nostra informazione serale. Come avete avuto modo di sentire nei nostri titoli, protagonista in questa giornata è il ghiaccio. Infatti dopo la neve era stato annunciato e il gelo è arrivato creando particolari difficoltà sulle nostre strade. Andiamo allora a vedere come sta andando in queste ore in Romagna. Si chiama gelicidio. È quel fenomeno per cui l'acqua scende dal cielo sotto forma di pioggia anche se la temperatura è inferiore agli 0 gradi e poi, una volta giunta a terra, si trasforma in ghiaccio rendendo le strade simili a gigantesche piste di pattinaggio. Ne sanno qualcosa i cittadini romagnoli che in queste giornate hanno avuto sicuramente modo di arricchire il proprio vocabolario con questo nuovo termine atmosferico. Gran parte delle città si sono infatti svegliate nella mattinata di venerdì coperte non di neve come era accaduto nei giorni scorsi, bensì da lastre di ghiaccio che hanno creato non poche difficoltà a chi è uscito di casa per andare al lavoro. A Cesena i mezzi spargisala hanno lavorato ininterrottamente per tutta la giornata di giovedì, ma sembra che sia servito a poco. Con il calare della sera le temperature hanno raggiunto un livello tale che è stato necessario intervenire limitando il traffico, in particolare sulle 45 dove è stato interdetto l'accesso ai mezzi pesanti nella zona di Bagno di Romagna, con il valico di Verghereto che è stato addirittura chiuso al traffico. Situazione analoga anche a Rimini, dove lo stato d'allerta ha raggiunto il livello arancione, dopo che nella giornata di martedì 50 persone erano finite al pronto soccorso per incidenti causati dal maltempo. Anche giovedì non sono mancati gli infortuni, sebbene di lieve entità. A Ravenna, infine, qualcuno ha approfittato della confusione per diramare sul web un finto comunicato del sindaco che annunciava la chiusura delle scuole, una fake news che tuttavia ha finito per rivelarsi profetica, con il primo cittadino che, dopo aver denunciato l'illecito, ha comunque provveduto a chiudere le porte degli edifici scolastici anche per la giornata di venerdì, esempio seguito a ruota da tutti i comuni delle altre province. E la situazione è ancora difficile nella Valle del Bidente, dove si lavora senza sosta per liberare le strade dalla neve e dal gelo. Alcuni sindaci chiederanno infatti l'aiuto della regione. Vediamo allora tutti i particolari in questo servizio. Se la situazione delle ultime ore ha reso difficile la circolazione delle strade e lo sgombero della neve in pianura, nella vallata dove la neve è stata più copiosa e persistente, la criticità è all'ordine del giorno.
Nei comuni dell'Alto Bidente, per esempio, pulire le strade sta diventando un problema serio che non si risolverà in tempi brevi, visto il gelicidio in arrivo. Come si legge sulla stampa locale, i sindaci di Santa Sofia e Bagno di Romagna chiederanno un aiuto alla regione per avere risorse aggiuntive per far fronte ai danni del maltempo. Infatti, le risorse messe in bilancio dai due comuni per lo sgombero neve del 2018 sono state superate quasi del doppio. A Cabelli di Santa Sofia sono stati riscontrati problemi di approvvigionamento idrico. La situazione delle strade invece è al limite e molte sono ancora chiuse. Sul crinale il manto nevoso supera i 3 metri. Lungo la provinciale bidentina, presidiata dalla polizia provinciale, il passo della Calla continua ancora ad essere chiuso alla circolazione. Sabato e domenica la stazione invernale non riaprirà. Difficoltà anche lungo la vasta rete di strade comunali a Santa Sofia, Galleate e a Civitella in ambienti altocollinari e montani. Il servizio viabilità della provincia, in collaborazione con i carabinieri forestali, lavora senza sosta in tutta la zona collinare. Diverse iniziative culturali previste per questi giorni sono state rimandate. Ma il maltempo di questi giorni porta a fare anche incontri inaspettati. Con le immagini che andiamo a vedere, infatti, ci sono un branco di caprioli che è stato ripreso in un campo nella zona di Fontanelle del quartiere di Riccione. Un video che ritrae almeno 7 esemplari di questi splendidi animali è stato girato nella giornata di giovedì e in poco tempo è stato condiviso da molte persone sui vari siti web, diventando virale. È infatti molto raro che animali di questo tipo si avvicinino in questo modo ai centri abitati e probabilmente sono stati spinti a muoversi in queste zone alla ricerca di cibo, date le difficoltà dettate dal clima particolarmente rigido appunto in questi ultimi giorni. Andiamo invece avanti con la cronaca e parliamo di un furto nel seminario di Via Lunga a Forlì, dove ieri verso mezzogiorno un ospite ha notato una manomissione all'immagine della Madonna del Fuoco, posta sul lato sinistro del presbiterio nella cappella interna. Il vetro della teca dove è custodita l'immagine è stato rotto e sono stati asportati diversi preziosi ex voto. L'immagine della Madonna del Fuoco è stata leggermente lesionata ma non è stata rubata. Il rettore del seminario, Monsignor Dino Zattini, e il prorettore, Don Andrea Carubia, hanno sporto denuncia alle autorità competenti che si sono recate sul luogo del furto per le verifiche del caso. Si tratta, lo ricordiamo, del terzo episodio di furto ai danni di immagini sacre, raffiguranti appunto la Madonna, avvenuto nella nostra regione nel giro di soltanto pochi giorni. Proseguiamo con la cronaca, andiamo nel Riminese per parlare di un importante ritrovamento di marijuana che è stato compiuto dai carabinieri che hanno lavorato insieme a quelli di Lecce. Da un deposito della Salento partiva infatti la droga con destinazione Piazze Romagnole. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Le indagini sono partite il giorno di San Valentino quando un'auto sospetta viene fermata all'uscita del casello di Rimini Sud. All'interno i carabinieri trovano 65 kg di marijuana. Il cittadino albanese alla guida, poi arrestato, fa i complimenti militari per il cospicuo ritrovamento. Partono le analisi dei tabulati telefonici e degli ingressi in autostrada per verificare gli spostamenti di quella Renault Scenic. Gli inquirenti riescono così a risalire al punto di partenza, la località balneare leccese Torre Chianca. Su quelle litorale spesso sbarcano nella notte narcotrafficanti dall'Albania, data la facilità dell'attracco e la vicinanza all'Italia. La cittadina d'inverno è disabitata. Dopo giorni di controllo del territorio, insieme ai carabinieri locali, viene notato un individuo girovagare attorno ad un'abitazione senza finestre per poi entrarvi. Quella struttura si rivela essere un deposito di marijuana. Al suo interno i militari vi trovano 76 kg di stupefacente. Altri 174 vengono scovati tra la casa del soggetto, un brindisino di 43 anni, e la vettura parcheggiata nel cortile, non sua. La macchina del brindisino viene notata vicino alla costa, al suo fianco si trovano due soggetti albanesi. Dalle conversazioni WhatsApp i militari deducono che questi ultimi sono i compratori, mentre l'italiano il grossista. Il carico sequestrato avrebbe fruttato sul mercato 2 milioni di euro. È importante perché siamo riusciti a debellare un grosso canale di rifornimento per tutta la riviera romagnola, perché ripeto, questi soggetti tendono a rifornire tutte le piazze di spaccio, quindi a loro volta dei piazzisti locali. E andiamo al nostro portale TR24 e parliamo del sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, che ha inviato alla Procura un esposto formale relativo alle recenti campagne di comunicazione sul territorio comunale che esponevano messaggi contro la somministrazione di vaccini. Il messaggio testualmente parlava di 4.766 segnalazioni di sospette reazioni avverse che, secondo i promotori della campagna informativa, sarebbero state procurate dai vaccini. L'esposto alla Procura di Rimini da parte del sindaco nasce dalla considerazione
che la diffusione di tali messaggi possa contribuire a generare un clima di preoccupazione e di allarme nella popolazione in riferimento alle attività vaccinali che la legge rende obbligatoria per la famiglia, le famiglie dei bambini. Rimaniamo a Rimini perché non è ancora avvenuto il trasferimento della questura nella sede provvisoria, a differenza invece di quanto deciso alla firma del patto sulla sicurezza. A denunciarlo il sindacato dei poliziotti. Sentiamo allora tutti i dettagli. Ancora nessun trasferimento degli uffici della questura di Rimini presso la sede di Piazzale Bornaccini. A denunciarlo è il sindacato autonomo di polizia, deluso dal risultato di quel patto per la sicurezza siglato lo scorso 15 dicembre in prefettura tra tutti i sindaci della provincia e il ministro dell'interno Marco Minniti. La notizia fu accolta con clamore. In attesa del trasloco definitivo presso la sede di via Ugobassi prevista per il 2019, sede per la quale per inciso è andata deserta la prima asta di vendita, il piano prevedeva il trasferimento temporaneo degli uffici di via Bonsi in quelli appunto di Piazzale Bornaccini. Una destinazione logisticamente più comoda per lo svolgimento delle attività di polizia perché fuori dalla gabbia di Viuz del centro storico. Secondo il patto, ricorda il SAP, questo trasferimento sarebbe dovuto avvenire entro il 28 febbraio da poco trascorso. Lo stabile di Piazzale Bornaccini sarebbe però ancora occupato da alcuni uffici della provincia. Perché il presidente della provincia non ha provveduto al loro trasferimento, si chiede il sindacato, che aggiunge: il non rispetto degli impegni presi grava sull'attività dei poliziotti riminesi e sulla sicurezza di tutti i cittadini. Intanto, nell'attuale questura, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, piove anche dentro i locali. Queste le immagini che ritraggono i tanti secchi d'acqua sparsi per scale, corridoi ad evitare allagamenti. Fermata invece la produzione dell'azienda di calzature riminese Valle Verde. Nei giorni scorsi gli ultimi licenziamenti. La denuncia dei sindacati nel prossimo servizio. Silenzio e macchine ferme agli stabilimenti Valle Verde di Coriano in provincia di Rimini. La storica azienda di calzature, nata nel 1970, abbandona così il suo territorio di origine. Fermata la produzione e licenziati nei giorni scorsi gli ultimi 25 artigiani. Per alcuni imprenditori la tutela dei posti di lavoro e la valorizzazione del territorio non hanno alcun peso. Tuonano così i sindacati CGL e CISL, per lungo tempo impegnati in una trattativa con i dirigenti del noto marchio. L'accordo che ne è uscito prevede il mantenimento presso lo stabilimento di Coriano di 8 dipendenti tra outlet e uffici. Per i restanti si è deciso per un risarcimento economico. Si conclude così una storia lunga 40 anni che all'apice del successo ha dato uno stipendio a 270 dipendenti, 1700 i punti vendita che il brand ha avuto nel mondo, con una produzione di circa 2 milioni di calzature. Nel 2009 la crisi dei consumi colpì anche il settore delle scarpe. L'indirizzo adottato da Valle Verde fu allora quello del contenimento dei costi e della delocalizzazione all'estero. Si arrivò ai primi licenziamenti, alla cessione, al fallimento societario e al rinvio a giudizio per bancarotta per il patron Armando Arcangeli. Nel 2015 l'acquisto fuori asta da parte dell'azienda Silver 1. In questi anni ognuno si è arricchito a danno del più debole. Proseguono nella loro denuncia i sindacati. E parliamo ora del voto di domenica prossima, ma lo facciamo per parlare di una novità, perché per la prima volta il 4 marzo gli elettori non potranno più inserire nell'urna la loro scheda votata, lo farà invece il presidente del seggio dopo aver verificato il codice alfanumerico antifrode. Scopriamo allora qualche dettaglio in più con questo servizio. Manca ormai pochissimo al 4 di marzo e tra le novità, oltre al nuovo sistema elettorale, alle urne aperte per un solo giorno, vi è anche il tagliando antifrode, pensato per garantire la regolarità del voto ed evitare tentativi di manipolazioni o, peggio, condizionamenti del voto da parte esterna. Si tratta di un talloncino adesivo posizionato sulla scheda elettorale e dotato di un codice progressivo alfanumerico che sarà annotato sul registro al momento dell'identificazione dell'elettore con il documento d'identità e della consegna della scheda. Il tagliando non va assolutamente staccato.
Una volta votato, infatti, non sarà più l'elettore a inserire la scheda nell'urna, ma la dovrà consegnare nelle mani del presidente di seggio, che toglierà il codice adesivo per verificare la corrispondenza di quel numero di codice con quello annotato al momento della consegna. Solo a verifica ultimata e accertata la corrispondenza, la scheda potrà essere inserita nell'urna e l'elettore potrà lasciare il seggio. Dopo l'approvazione da parte della CIP e del progetto Hub Portuale di Ravenna, abbiamo sentito direttamente il presidente dell'autorità portuale, Daniele Rossi. Sentiamo. La fase operativa inizia ora. Non si culla certo sugli allori il presidente dell'autorità portuale, Daniele Rossi, all'indomani del tanto atteso sì da parte del CIPE al progetto Hub Portuale di Ravenna, che nel corso dei prossimi anni regalerà un nuovo volto allo scalo romagnolo. Ora posso dire che un po' di ansia c'era. Un po' di ansia c'era e probabilmente ci sarà, visto il grande lavoro che da qui in avanti toccherà l'autorità portuale. Sì, infatti continuiamo a raccontarci che abbiamo raggiunto un grande traguardo, in realtà siamo ai blocchi di partenza, siamo arrivati ai blocchi di partenza perché il lavoro vero, il lavoro importante da fare, la fase operativa comincia ora. Ovviamente ci stiamo già attrezzando, in parte lo eravamo già, ma dobbiamo cominciare adesso ad affrontare una serie di adempimenti sia amministrativi che tecnici di grande importanza. Al termine di questi adempimenti si entrerà nella prima fase dei lavori. Da dove si inizierà? Da dove si inizia? Si inizia con lo svuotamento delle casse di colmata esistenti appunto per creare lo spazio che serve per i materiali da escavo dei nuovi dragaggi e poi subito dopo i nuovi dragaggi. Il bando di gara lo prepareremo nei prossimi tre mesi il tempo che serve per la registrazione della delibera del CIPE presso la Corte dei Conti, quindi più o meno i tempi coincideranno, non perderemo neppure un giorno, e prevediamo di cominciare a lavorare nel 2019. E rimaniamo a Ravenna, ma andiamo all'università, dove sono stati inaugurati i laboratori di restauro di materiale archeologico. Sentiamo allora la nostra inviata. Sono stati inaugurati i nuovi laboratori di restauro di materiale archeologico a Casa Traversari a Ravenna. Una ventina di studenti del corso per restauratore di beni culturali dell'Alma Mater della città bizantina potranno così unire lo studio all'esperienza sul campo. Oggi presentiamo finalmente i laboratori di restauro collegati a questo nuovo corso di laurea sul restauro, che fa di Ravenna finalmente di nuovo il centro del restauro a livello professionale e anche di ricerca e di didattica ovviamente. Il corso è un corso di alta specializzazione a numero chiuso, quindi ogni anno abbiamo 10 allievi. Abbiamo 10 allievi che si susseguono su due percorsi. Quello che viene fatto qui a Casa Traversari, che diventa, come sempre è stato del resto, il luogo dell'archeologia, noi faremo il restauro archeologico, quindi abbiamo allestito due laboratori che si occuperanno di materiali archeologici. Materiale archeologico, quindi, che viene da scavo archeologico, vetro, metallo, ceramica. E ripeto, vogliamo ribadire che questa città è la vocazione, una delle vocazioni di questa città è il restauro archeologico in particolare, ma il restauro in generale, basti pensare ai mosaici. Ed ora altra cronaca attualità con le nostre notizie in breve. Ravenna aprirà i battenti nelle prossime settimane il nuovo reparto di degenza di neurologia dell'ospedale Santa Maria delle Croci. L'investimento è di circa 100.000 euro e rappresenta il completamento del progetto di realizzazione della piattaforma medica del terzo blocco. Rimini, pubblicata venerdì l'ordinanza per la manutenzione di fossi in aree urbane per prevenire fenomeni di allagamento sul territorio. L'ordinanza chiede ai soggetti proprietari di immobili e terreni di attivarsi entro 30 giorni per prevenire il rischio idrogeologico e evitare disagi. Forlì, in vista di un miglioramento delle condizioni atmosferiche sul forlivese, diversi comuni hanno già annunciato la riapertura delle scuole per la giornata di sabato. Si tratta di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bertinoro e Forlì.
Cesena sono stati molti a rispondere all'appello lanciato dal comune per cercare volontari per pulire da neve e ghiaccio le zone dei seggi in vista delle elezioni di domenica. In alcuni comuni del Cesenate tra i volontari anche i richiedenti asilo. La linea ora passa ad Andrea Zanzi per tutte le ultime novità sportive. Grazie Romina, bentrovati su TR24 Sport, parliamo allora subito di calcio. Dovrà rinunciare agli infortunati Laribi e Cascione, oltre agli squalificati Scognamiglio e Fedele. Il Cesena di Fabrizio Castori, che tornerà in campo domani pomeriggio per affrontare la trasferta di La Spezia. Sentiamo allora le parole del mister di Tolentino nel servizio. Ha voglia di tornare in campo Fabrizio Castori. Il tecnico del Cesena ha assistito inerme al rinvio della partita di martedì contro la Pro Vercelli, anche se si è potuto poi consolare con i passi falsi commessi dalle rivali nella corsa alla salvezza. L'ultimo turno è stato favorevole perché le dirette concorrenti sono tutte rimaste al palo. Questo conferma ancora di più le difficoltà che non ce l'abbiamo solo noi, ma ce l'hanno anche le altre di questo campionato. E quindi noi ripartiamo fiduciosi dei nostri mezzi, delle nostre possibilità, senza far drammatizzare per un passo falso commesso che li fanno anche le grandi squadre, quindi andiamo avanti fiduciosi, ci siamo allenati bene nonostante le difficoltà, abbiamo la voglia di ricominciare, abbiamo l'entusiasmo di voler ripartire. Massima attenzione dunque ad uno Spezia a sua volta appiedato in settimana, ma apparso in grande spolvero prima della sosta forzata, come certifica il 3-0 rifilato alla Salernitana. È una squadra molto esperta, è un ambiente difficile, però noi abbiamo un grande rispetto sempre per i nostri avversari, ogni domenica cambiano, però sono sempre tutti ben attrezzati, ben allenati, quindi è una partita che noi affrontiamo con la giusta serenità perché comunque siamo convinti di ritornare a far bene. Noi abbiamo, secondo me, superato il momento un po' di impasse e stiamo ritornando in condizione. È tempo di bilanci, seppur provvisori, in casa Bunghe Ravenna. La settimana d'oro del volley ravennate ha visto i giallorossi sbarcare ai playoff scudetto e qualificarsi in semifinale di Challenge Cup. Entusiasta il direttore generale Marco Bonitta, sentiamolo. Un momento molto importante per la pallavolo di Ravenna. Qualche giorno fa abbiamo conquistato i playoff nel nostro palazzetto di fronte a più di 2.000 spettatori. In questo momento possiamo anche dire che abbiamo raggiunto una semifinale importante come quella della Challenge Cup, per cui andremo in Turchia ad Ankara a giocare la semifinale e se avremo fortuna potremo anche per la prima volta giocare una finale di Challenge Cup. Abbiamo fatto il record di punti, quest'anno abbiamo fatto il record degli abbonati, abbiamo aumentato considerevolmente la media spettatori all'interno del nostro palazzetto di quasi 2.000 spettatori di media, siamo citati nella Lega, quindi nell'associazione che riunisce tutti i club come una società modello che si muove non solo per uno spettacolo importante come la Superlega ma si muove anche per il settore giovanile, ha a cuore l'aspetto sociale in maniera importante. Anche quest'anno abbiamo raggiunto delle finali importanti con tutte le squadre giovanili, per cui continuiamo con un po' d'orgoglio, rivendichiamo questi nostri successi e speriamo che il futuro con la città ancora più vicina a noi possa essere ancora più roseo. Per il tennis, la quarta fatica sostenuta negli ultimi 5 giorni è stata ancora una volta coronata dal successo per Sara Errani, che negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells ha sconfitto l'ennesima rappresentante del tennis a stelle e strisce, ovvero sia Kristi Ahn, battuta in 2 set col punteggio di 6-4, 6-0. Prosegue così il cammino nel torneo californiano con l'approdo ai quarti di finale. Sulla strada di Sara adesso c'è la numero 119 del mondo, Danielle Collins. Ed è tutto allora per quanto riguarda questa edizione. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci.
Grazie Andrea per tutti gli aggiornamenti e ora andiamo invece a vedere gli aggiornamenti meteorologici. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La situazione meteorologica nelle ultime ore ha relegato all'Emilia Romagna una fase di maltempo che ha portato nevicate e poi il temuto fenomeno del gelicidio, la pioggia che congela appena arriva al suolo. Questa mattina ecco come si presentavano molte zone della nostra regione. La situazione poi è leggermente migliorata con il passare delle ore grazie a un leggero rialzo termico. La situazione, attenzione, peggiorerà dal punto di vista delle temperature nelle prossime ore. Tra la sera e la notte l'arrivo di ampie schiarite determineranno un crollo delle temperature, quindi attenzione al ghiaccio che si formerà sulle strade a causa delle temperature che andranno sotto lo zero anche di molti gradi. La giornata però di sabato inizierà con cieli poco nuvolosi e un rapido peggioramento del tempo, dapprima sull'Appennino e sull'Emilia, poi anche sulla Romagna. Una nuova perturbazione porterà precipitazioni diffuse soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Le precipitazioni risulteranno piovose sui settori centro-orientali, neve fino a bassa quota su Piacentino e Parmense, che poi potrebbe toccare anche i settori centro-orientali dell'Emilia a fine vento, quindi da metà tardo pomeriggio. La situazione migliorerà tra la sera e la notte sulla giornata di domenica. Per quanto riguarda le temperature, saranno per lo più stazionari sull'Emilia centro-occidentale, in leggero aumento soprattutto sulla Romagna. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Ripercorriamo insieme i titoli di questa edizione e lo facciamo attraverso il nostro riepilogo. Dopo la neve sulla Romagna è arrivato il ghiaccio. Nonostante il lavoro dei mezzi spargisale, nelle ore più fredde il nemico è il gelicidio. Con l'acqua che scende gelata dal cielo trasforma le strade in pericolose piste scivolose. I maggiori disagi nelle vallate dove i sindaci chiederanno aiuto alla regione. Sequestrati dai carabinieri di Rimini e di Lecce oltre 250 kg di marijuana che, immessi sul mercato della droga, avrebbero fruttato alla banda di spacciatori ben 2 milioni di euro. Partiva da un deposito del Salento lo stupefacente che andava a soddisfare le richieste delle piazze romagnole. Fermata la produzione dell'azienda di calzature riminese Valle Verde, nei giorni scorsi è stato firmato il licenziamento degli ultimi 25 artigiani e già dalla crisi del 2009 era iniziato il contenimento dei costi e la delocalizzazione all'estero. Domenica cittadini chiamati al voto, per la prima volta gli elettori non potranno inserire nell'urna la scheda votata. Lo farà il presidente del seggio dopo aver verificato il codice antifrode che permette di evitare manipolazioni e condizionamenti al voto. Ravenna al centro del restauro dal punto di vista professionale, di ricerca e di didattica grazie all'inaugurazione dei laboratori dell'università. Gli studenti dell'Alma Mater potranno mettere in pratica quanto appreso nel corso di conservazione dei beni culturali. Il calcio, il Cesena si prepara alla sfida di La Spezia che segnerà il ritorno in azione dei bianconeri dopo la sosta forzata per il maltempo. Castoria ha qualche problema di formazione ma conta di rivedere una squadra pimpante. E per questa sera è veramente tutto, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon proseguimento di serata. Vi ricordo come sempre che la nostra informazione in diretta tornerà puntuale domani mattina alle 7:15 con la nostra rassegna stampa. Ancora grazie per l'attenzione e arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.